sul letto è quella di un lungo viaggio. Ma ben ritrovati! Ben ritrovati, cari amici della Valigia degli Artisti. Oh, che bello! C'è quest'aria di felicità nel mio cuore che non... immensa, immensa. Bene, che dire, oggi è una puntata molto, molto interessante perché diamo, diciamo, valorizziamo una terra molto bella, una terra che non è l'Italia, però è ricca di artisti, ricca d'arte, ricca di storia, e sono molto contento di avere in studio un artista proprio che proviene da questa terra. Se gentilmente possiamo aprire un po' le danze, almeno così la presentiamo, ecco. Lei è una cantante, attrice, poi ci racconterà il suo storico meraviglioso d'attrice. Chiaramente lei è albanese, dove in questa puntata ci regalerà una canzone inedita con un videoclip che poi ci spiegherà chiaramente, visto che cantate in lingua albanese, il significato di questa canzone, ma non voglio farvi perdere tempo nel presentarvi Arlinda Jonai. Ciao tesoro, un bacio a mano. Ma vieni, vieni che ci riprendono. Ecco, Arlinda, come stai, tesoro? Bene, bene. Tutto bene? Beh, sono felice. Grazie. Anch'io, perché è una la prima puntata che vogliamo dedicare a, diciamo, tutti i telespettatori di Sky all'estero, ecco, a livello internazionale. E oggi è venuta chiaramente questa cantante attrice molto gradita direttamente dall'Albania. Ci vogliamo sedere che ci raccontiamo un pochettino? Prego, Arlinda, prego. Bene. Oh, che bella musichettina, molto balcana, eh? Innanzitutto è un piacere averti qui alla Valigia degli Artisti, sono molto contento. Voglio fare un saluto anche al Cosimo, chiaramente, mi sembra doveroso. Senti, da quale città arrivi, dall'Albania? Allora, dalla città di Tropoia, paese di nascita, e ovviamente nata e cresciuta in Albania fino a quasi 20 anni fa. Da 20 anni quasi che vivo in Italia. E dove vivi di bello in Italia? A Torino. A Torino, wow! Fatta di strada, vedete, la valigia degli artisti comincia a diramarsi bene, la gente vuole partecipare, mi raccomando. Se volete partecipare alla legge degli artisti, anche se siete persone che non siete italiane, ma siete straniere, a noi fa molto piacere dare un prodotto che sia russo, che sia albanese, che sia rumeno, che sia slavo, che sia dell'Africa del Nord. Contattatemi pure sulla pagina Facebook Rudy Zecca, su Instagram sempre Rudy Zecca, e potremmo fare chiaramente due chiacchiere per venire a portare la vostra arte qui da noi, che non è poco veramente. Bene, allora, quando hai iniziato? Io so che, per esempio, tu eri piccolina che canti, no? Giusto. Ecco, raccontaci un pochettino. Ho iniziato sino a bambina, praticamente appena avevo cominciato a parlare con mio nonno, papà di mia mamma, e approfitto da ringraziare e ricordare, perché ieri ha preso un premio dal presidente di Albania come artista, come un grande artista, e sono veramente onorata. Facciamo un applauso, bravo! Ma di cosa si tratta questo premio? Come artista, un grande artista, cantante, anche in Albania ma anche all'estero. Compositore anche? Sì, sì, e ha preso questo premio che... non è poco, c'è un grande significato, e è stato lui quello che mi ha spinto a seguire questa strada, e per quello vorrei ricordare il suo nome. Fallo pure, dai. Come allora, si chiama? Murat Aliyev. Vuoi fargli una congratulazione? Certo. Questo va il premio? Questo è il premio, sì. Ah, è stato, sì, sì, è questo. Ok, vuoi fargli, non so, un saluto in albanese, vuoi... Sì, vorrei ringraziare i zii, perché purtroppo lui non c'è più tra noi. Vuoi farlo nella tua lingua? Sì. Iam shumë krenare, që jam besajote, dhe që kujtojat e emrit, edhe mbas 20 vitesh që nuk jem tek ne. Por dhe jesh gjithmonë. Faleminderit. Sarebbe in italiano, giusto? In italiano, sono orgogliosa di essere tua nipote, sono molto contenta e fiera che si ricorda il tuo nome anche dopo 20 anni che te non... Questo vuol dire che ha lasciato le tracce della sua eletta virtù, come dicono in Italia, no? Perché è un grande. Beh, facciamogli un altro applauso a questo maestro, che non è poco. Senti, tesoro,
Tu per caso hai sempre avuto questa voglia di scrivere canzoni o hai anche interpretato canzoni che hanno scritto, non so, personaggi albanesi? Io non conosco artisti onestamente del caso. Io so solamente che John Belushi era albanese, quello dei Blues Brothers, giusto? Madre Teresa di Calcutta era albanese, conosco questa tipologia, no, di, se vogliamo, di richiamo per l'Albania, sì, sì, però sì, gli artisti albanesi non so onestamente. Chi è chi va per la meglio, diciamo, chi raccontaci. Beh, un pochettino. Allora, per quanto riguarda gli artisti proprio, ci sono tanti, ma proprio tanti veramente, che si conoscono anche all'estero, nel mondo, anche in Albania, e purtroppo io mi sono persa un po' questa gioia di seguire da vicino, perché da 20 anni quasi che sono in Italia e con i nomi sinceramente non mi vengono in mente, però. Beh, ci sarà qualcuno. C'è uno che è molto molto famoso e bravissimo, Yorgo Papingi, che è un cantautore, che è stato anche un mio professore. Ci sono gli altri che adesso veramente mi è venuto un voto di memoria, però. Beh, succede in televisione, non ti devi preoccupare, dai. Sì, è vero. Dire, se fossero questi i problemi, siamo proprio. Aspetta un attimo, devo appoggiare questo pezzo di carta. Comunque, io so che quest'oggi, per esempio, ci presenti una canzone inedita, giusto? Sì. Di cosa parla? Allora, questa canzone parla della vita quotidiana, diciamo, di quello che passiamo noi tutti i giorni, con le difficoltà che incontriamo nei posti di lavoro, a scuola, che sono sempre quelle persone che vogliono farsi sempre più grandi, che vogliono sempre schiacciarsi per non farsi portare avanti. Ci parli del sociale? Sì, giusto. Ecco. E ho scelto di prendere come esempio questa ragazza che poi vedete, che vuole diventare una grande ballerina e purtroppo viene respinta, che non sei capace, anche se lei è una bravissima ballerina. Ma questo video l'avete girato in Albania? Sì, in Albania. Hai fatto tutto lì proprio? Tutto lì. E chi l'ha scritto? Allora, il testo l'abbiamo fatto insieme al Production Zozo. Sono stati suggerimenti abbastanza suoi, ma maggior parte mia. E il video è stato da Chili Production, che ha fatto anche lui un buon lavoro e approfitto a salutarlo. E musica Zozo Production. Ah, ho capito. Allora, ti direi a questo punto, direi di far vedere gentilmente dall'inizio il videoclip. Di come si intitola questo brano? Si chiama Non voglio sapere. Non voglio Vado sapere. Avanti. Però noi vogliamo sapere, vogliamo anche vedere. Prego, regia. Thank you.
Molto bello, eh? Curato bene. Sì, sì, direi curato che bene. Hanno fatto la bambina, un bel lavoro. Come si chiama? La bambina, se non sbaglio, Alessia. Alessia. Se non sbaglio. Ma guarda, che eravate a girare questo video? A Durazzo e a Tirana. A Durazzo e a Tirana, vabbè. Lo sviluppo dell'Albania, sì. I palazzoni nuovi che stanno costruendo. Sì, anche sì. Perché ho un caro amico che mi dice, ormai Valona, il lungomare di Valona, è bellissimo. È cioè, vero. Stanno aprendo villaggi turistici. Si sta molto sviluppando e questo a noi ci fa molto piacere per i nostri amici che vivono in Albania. In bocca al lupo per tutto, veramente, in bocca al lupo per tutto. Senti, progetti? Allora, la settimana scorsa ho firmato un contratto con una casa discografica che è lì, wow. Dreams Records. E ho avuto la fortuna di avere questo contratto che in 5 anni possiamo fare tanto lavoro insieme. Perciò avete diciamo, già in previsione di fare sì. Più canzoni, ma sempre mantenendo diciamo, questo genere musicale, giusto? Sì, sì, anche questo perché, onestamente, sì, in ma Italia... anche uscendo un po' anche per gli italiani, anche perché no, anche... Ma perché tu non utilizzeresti eventualmente questa musica con un testo in italiano? Cioè allora, la musica così balcana, no? Se vogliamo, no? Con un testo in italiano. Perché ormai i figli degli albanesi che sono qua da 20 anni parlano l'italiano. È vero. Cioè, però sanno che è la loro musica. Cioè, potrebbe essere un'ottima idea, no? Sì, buttarla lì no? Così. Perché no? Sicuramente sì. Avrai anche delle canzoni che stai producendo allo stato attuale, no? Sì. Quante canzoni, per esempio, hai in ballo allo stato attuale? Allora, adesso sto... In essere, per dirti, in ballo, scusa, io parlo un po' come la gente comune, ecco. Beh, adesso... Sto lavorando, diciamo, per fare qualcosa per le feste di Natale e Capodanno. Poi ovviamente 1 o 2 all'anno per far vedere che ci siamo al certo, pubblico. Certo, certo. Beh, ma quante canzoni hai allo stato attuale a disposizione? Questa è stata la prima perché ho sempre, cioè, non ho avuto parecchi stacchi e... per seguire la famiglia e adesso sono tornata con questo brano. Bene, bene, bene. Così non mi fermo più. Poi vediamo un po' di foto tue, chiaramente. Sono foto di... Sì, queste sono foto di quando... vita normale, no? Quando ho preso il percorso come attrice. Ah. Accademia Artisti a Milano, che è da 2 anni che lo frequento. Questa è una foto del film che stiamo girando a Torino con il regista Victor Vega. Tu mi stai parlando anche di, mi hai fatto anche il nome di Pupi Avati. Sì, sì. Pupi Avati è stato il maestro che mi ha dato lezioni anche, deve Ma essere facciamo un grande applauso, veramente, grande maestro Pupi. È stato un onore, guarda. Beh, ci credo, voglio dire, è un'ambizione anche per noi italiani, figurati, cioè, voglio dire, insomma. Chi non questa ambisce... è una foto a Venezia del Festival del Film che ho avuto l'onore di essere là, invitata dal Cosimo Altavila con altri artisti. Che salutiamo tra l'altro, certo, Cosimo Altavila. Salutiamo Cosimo, grazie. Beh. E questa guarda, è una veste del foto. 1500, cos'è? No, questo è un vestito tradizionale. Ah, scusami, ma stavo dicendo, è il vestito tradizionale, sì, sono stata invitata in un concerto della festa del Libertà Albanese. Poi ballate tutti in cerchio, ballate. Sì. Io l'ho viste delle feste che fate voi, perché grazie a Dio conosco delle persone che fanno dei lavori strepitosi, hanno aperto i ristoranti, delle situazioni... E sono andato a mettere su la musica perché piace anche la musica italiana, no? Però c'era il momento che dovevo dedicare quell'oretta la dovevo dedicare alla musica loro
E io ero incantato nel vedere quando, come ballavano tutti felici, tutti felici. Cioè, straordinario. Bene, questa foto cosa ci racconta? Questa foto, questo è mio fratello. Ah. È lo sponsor del videoclip. Ah, quello che ha munto, quello che ha tirato fuori la... fuori il portafoglio. Che approfitto a ringraziare, a salutarlo, a Antonio. Bene, bene. Poi cosa abbiamo? C'è qualche... È qua proprio... Buongiorno, buongiorno mattino, guarda. Sì, buongiorno mondo. Ecco, buongiorno mondo, c'è la tazzina di latte. Sì, un bel tazzo quella, di caffè. Peppa, qua cosa siamo? Qua il Festival del Film a Venezia, con la, la principessa Francesca Moreale. A lei è la principessa? Sì. Ah. Beh. Cosa faceva lì la principessa, scusa? Allora, lei aveva invitato tanti artisti italiani per dargli la possibilità di presentare i loro lavori, il loro percorso. Ah, perciò è anche generosa, eh? Beh, direi... Beh, facciamo un applauso a questa principessa, dai. Grazie, grazie, veramente. Bene, che dire, vuoi dare dei social dove possono contattarti eventualmente per avere informazioni? Tu saresti in grado di fare anche delle serate in lingua albanese? Certo, hai delle basi musicali, hai dell'attrezzatura che può, ti possa permettere di lavorare magari per delle feste, dei battesimi, non so, dei compleanni, dei matrimoni, adesso non so spiegarlo in gergo tecnico, tu saresti in grado di poterlo fare? Sì, io ho sempre cantato dal vivo, sinceramente. Ok, allora dai per indirizzi. Me non è un problema. Beh, dai l'indirizzo. Mi possono trovare su Instagram, anche su Facebook, Arlinda Jonai, saranno tutti i miei dati, per qualsiasi cosa. Possono contattare. Sappiate che Arlinda Jonai è una professionista, avete visto poc'anzi il videoclip, è una persona molto in gamba, perciò alle comunità albanesi, eventualmente se avete bisogno di fare qualche festa e non sapete chi chiamare, anche a discapito magari di noi italiani che facciamo la lingua italiana, ma è giusto che ognuno mantenga la propria tradizione con la propria musica. Io sono il primo a essere favorevole a questa tipologia, sì. Anche perché quando noi italiani eravamo emigrati in America, non è che prendevamo i cantanti americani, arrivavano le canzoni dell'Italia, no? Voglio dire, vero, si festeggiavano le canzoni italiane, perciò certo. È giusto che sia così. Bene, che dire, dobbiamo andare un po' di volume, eh? Lo diamo? Ci siamo, regia? Oh yeah! Bene, quest'oggi, signori e signori, che dire, ospite in puntata un'artista a 360 gradi, attrice, cantante, voglio dire, per voi che avete voglia di fare eventualmente una mega festa, potete contattarla, lei è Arlinda Jonai. Ecco, facciamo un bel applauso. Ok. Aspetta un attimo, adesso ci alziamo in piedi. Dov'è che è il nostro amico Fritz? Ecco qua, guarda. Beh, diciamo che è stato proprio un piacere quest'oggi averti in trasmissione, anche perché poi al termine della puntata, voglio ricordarvi a tutti, cari amici da casa, che al termine di questa puntata potete andare sul canale YouTube La Valigia degli Artisti Sky Original by Rudy e la troverete a disposizione per tutti voi e potete condividerlo con tutti gli amici in Albania e in Italia senza nessun problema. Che dire, allora, da Rudy e da Arlinda, per voi cari signori da casa, per un giorno migliore, un profumato fiore. Ciao! Beh, comunque questa cosa mi interessa molto, perché adesso ti metto in contatto io con delle persone magari che potete fare... L'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella, e così su due piedi io sarei.